Ok, se sono entrato. No, dove cazzo vado? Porca la vacca. Ok, di qua. Sì, è di qua. Più o meno so che strada devo fare adesso. Deficiente che è lì, tu trova tutto e poi perde la croce così in giro a 2 metri dall'enigma. Ma ce la fai? Cioè, meglio così, però. Ma ce la fai? Deficiente di una madre. Bene, madre, ci sono. Ho preso tutto. Parlami. Ah, mi So, parla già lei. E good. You've managed to gather all the keys. Yes, that's right. I have everything. What should I start with? Place the Clement the Third cross on the console. Then you have to put the Ok. nails on the disc of the door. Va bene. What hole should I put the nails in? Well, I can't really advise you there because I haven't exactly made the best choices myself. All I can say is that you have to insert one to choose a town, one to choose a chapter, and one to choose a verse. Those are Roman numerals on the disc. Bene, What cosa hai creed did scelto you start te? with? As the fresco shows the birth of Christ, I placed one nail in Bethlehem, one in chapter 2, and one in verse 6. The iris opened a little. I thought it was normal. Behind the aperture of the iris, there is a duct in which I put my hand. I felt something like a valve at the bottom. I thought by turning it, the door would open, or the iris would open completely, or something else would Ok, e happen. ti hanno segato la Instead, mano. I felt something like an axe cut off my hand. I Lol. really thought it was the end of me. What did you do Ok. then? Well, although I had made some unfortunate choices, I was lucky in that Mortimer was well stocked with drugs. I raided his supplies of medicine. All right, Va bene, my iniziamo turn allora. now. Go Iniziamo a ahead, farti segare impress le me. mani. I'll shut up and let you concentrate. Grazie, stai zitta. Allora, vediamo. Che cazzo This abbiamo qua? exegesis contains comments from Judas on the different gospels. It only contains Ok. certain chapters and verses. And the chapters are Ok. indicated by Roman numerals. The Certo. lexicon refers to different chapters and verses from the exegesis of Judas. Ok. Città. Abu Chapter Ghosh. 3, verse 18. Words truly pronounced in Abu Ghosh. Chapter 3, verse 18. He that believeth Ok. in him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. No. Tommare l'esegesi. Città. Bethesda, città sociale. Ah, minchia, ce ne sono altre. Nazareth, ci sta presente la Nuvio, Gerusalemme, Nine. Giordano, Bethesda, Betlemme, Chapter 1, Giordano. verse 9. Jesus was baptized by John in Jordan on the 9th of Hesvan, 3852. Okay. Chapter 1, verse 9. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in Jordan. And coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit, like a dove, descending upon him. Okay. Esegesi di nuovo, argomenti. Torna indietro. Vai via. Vediamo, fammi vedere un po' il casino qua, va? Ok, intanto ho messo su la croce, eh? Qui che c'è? Bene, questo mi servirà. Allora, fammi un po' vedere. Analizza l'affresco. Louis, I can assure you that that is not the solution to this enigma. Grazie al cazzo. Only purpose is to mislead.
I know that now. Please, focus on another theme about Christ. We'll have to trust her. È la Madonna? Analizza l'affresco. Dai, vediamo. Yes, it's definitely a representation of the birth of Christ, but some of the details have flaked away. I can't see any other clues. One thing is for sure, this enigma deals with the life of Jesus, like my mother said. Grazie al cazzo. Vai, facciamo questo. Vai di logica. If Mortimer deliberately set a trap by showing the birth of Christ, then maybe the solution is the contrary. La morte. Ok. In that case? Va bene. Torno al principale. Analizza tutta la porta. It looks like there are three types of inscriptions. Clearly, leggi l'iscrizione. We have names of towns, Arabian numerals and Roman numerals. Vediamo le città. These towns have one thing in common. They're all related to the life and death of Jesus. For example, Jordan is the place of the baptism of Christ. Sì. Ah, ok, solo questo. Wow, ok. Golgota, Gerusalemme, Giordano, Abu Ghosh. Ok. Ok, vediamo, fammi leggere un po'. Ops, no, non volevo questo. Non volevo questo gioco. Madonna, non lo volevo, gioco. Grazie, ok, niente. No, porca troia. Nah, va bene. Allora, città. Betlemme, no. Abu Ghosh, no. Bethesda. Jesus cures the sick and lame on the 8th of Adar, 3791, in Jerusalem, at the pool of Bethesda. All stand and fling away okay. Their cares. No. Città. Eccessivi. 9, Lanuvia. Publius Sulpicius Quirinius was born in Lanuvium. Chapter 2, verse 2. And this taxing was first made when Quirinius was governor of Syria. Ok, non ho idea di cosa tu stia dicendo. Città successive. 9. Chapter 7, verse 11. Jesus went to Nain. Chapter 7, verse 11. And it came to pass the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him, and many people. Ma non c'era neanche Nain. Città. Gerusalemme? Chapter 14, verse 22. On the 7th of Nisan, 3793, Jesus shared his last supper in the cenacle in Jerusalem. Okay. Chapter 14, verse 22. And as they did eat, Jesus took bread and blessed and broke it and gave to them and said, "Take, eat. This is my body." And he took the cup. And when he'd given thanks, he gave it to them and they all drank of it. No, torna, però ci siamo, è a Gerusalemme che è morto, quindi. Fare l'altro. Chapter 5, verse 2. Jesus cures the sick and lame on the 8th of Adar, 3791, in Jerusalem, no. At the pool of Bethesda. All stand and fling away their canes. Chapter 5, verse 2. Now, there is at Jerusalem, by the sheep market, a pool, which is called, in the Hebrew tongue, Bethesda, having five porches. In these lay a great multitude of impotent folk,
Non è questo. Non è questo, è qualcosa sul con la morte. Ok, cerchiamo gli argomenti. Porca vacca, oh. Sì, però ci dovrebbe essere un modo per saltare quando parla, perché ci mette mille anni. Non c'è. Stavo cercando di schiacciare i tasti e non c'è. Va bene. Sommario dell'esegesi. Battesimo, crocifissione. Ah, ecco. Crocifissione. Maremma cani. Miracoli, nascita, trinità, resurrezione. O resurrezione. C'è una crocifissione. Ci sono i chiodi. Verse 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Ok. Quindi ha detto 19-17. Ok. Golgota, c'era Golgota. Which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him and two others with him on either side. And Jesus. Ok. Ok, ci sono. Aspetta, fammelo rileggere. Verse 17. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called okay. in the Hebrew Golgotha, where they crucified him and two others with him on either side, and Jesus okay. in the midst. Sì, è questa. Ok, ci sono madre, l'ho risolto, stupida monca del cazzo. Metti i chiodi. Allora, dove era Golgotha? Giordano, Abugosh. Golgotha. Preso. Poi c'era 19. No, quello è il numero romani. Romani, ho detto. Eccolo. 19. E poi era 17. Oh, yes, baby. Ok, cos'è questo? Well done, Louis. I hadn't seen those other wheels. Try connecting the theme to see if it goes all the way. What? Analizza le ruote interne. Ok, ci sono dei disegnini e delle 1G. Analizza la ruota delle icone. There are sì. different icons on this wheel, but it looks like some of them can't be connected to the other wheels. Sì, decisamente. Riconosci le icone, dai. I think I can make out each one of the icons apart from the one covered in blood. Going clockwise from the one I just mentioned, we have the halo that represents the resurrection. The waves represent the baptism of Jesus. Okay. It's more difficult to identify the next one. Maybe a crib, and in that case it's surely linked to the birth of Christ. The red herring that my mother followed. Then okay. the symbol represents the crown of thorns that Jesus wore during his crucifixion. Che è questa? The dove also represents the baptism. Certainly another red herring. Then comes the symbol of the Trinity. And finally, the candle that must stand for the Last Supper. Ok. Dimmi un po', Sara. What do you think? As I told you, I didn't get that far. Nevertheless, these icons do represent moments in the life of Christ. Grazie al cazzo, Sara. Torna indietro. Fasi lunari. In the occult sciences, we represent the full moon by an X. As for the dark okay. moon, called the new moon, in cults, it's often associated with something harmful. Ok, voglio assolutamente vedere quella analizzare le lune. Vai. The totally black moon corresponds to the new moon. So, going clockwise, we have the waning crescent, the last quarter, the waning gibbous, the full moon,
The waxing gibbous. Grazie al cazzo ci arrivavo anch'io fino a lì. The waxing crescent. E mi hai detto solo questo? Ma sul serio? This wheel contains several symbols made up of one or two figures and one letter. The highest figure does not exceed 31, and each letter corresponds to a month of the year. A for April and M for March. Okay. These symbols must represent a specific date. Okay. Look at this. There are notches between each of the wheels. So, I have to link the name of the town from the theme I've chosen to an icon, then to a date, and finally, the date to the moon. Per l'argomento che ho scelto devo collegare il nome della città a un'icona. Che poi deve corrispondere a una data e infine quest'ultima deve corrispondere alla luna. Ok, ci sono. Vai via. Penso di esserci, vediamo un po' il meccanismo come funziona. Gira la ruota delle icone. Allora, dov'è la... dov'è la corona di spine? È quella? Ok, dovrebbe essere così. La corona è giù. Va a vedere. Vai via. Let me see. No, voglio le ruote interne. Grazie. Ok, menu principale. Tutta la porta. La corona è su Golgotha, quindi è giusto. Ok, la corona è su Golgotha. Ora, il fatto è che... questo cos'è? Mi dice un cazzo. Ah, ok. Studia la sfera, prova le fasi lunari. Studia la sfera. The moon is entirely in the shadow. Then the shadow moves from west to east, meaning left to right, and goes through the following states. Waxing crescent, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, waning crescent, and the cycle starts over with the full shadow new moon. Ok, e quindi penso... Prova le fasi lunari. What? Ok. What? What? Non capisco. Ramadan 553. Ok. Ok. 13th of Shaban 607. Waxing gibbous. 7th of Shaban 607. First quarter. Okay. 19th of Jumada al-Awwal, 639, waning gibbous. Okay. 5th of Jumada al-Tahani. Una crescente. Waxing crescent. 6th of Layar, 3789, waxing crescent. Okay. 8th of Ramadan, 554, waning crescent. 20th Cazzarola. Abu al-Hajjah 561 waning gibbous. Ok, allora ci sono, penso. Fammi controllare una roba. The moon shadow moves from west to east. Lo so. Grazie al cazzo, dovrei esserci. Se non sbaglio. No, non volevo così, cazzo.
Volevo muovere la roba. Gira la ruota delle fasi lunari. Secondo me... E quelle macchie di sangue devono unirsi circa. Ok. Vediamo se ho capito giusto. Mettici la mano. Ti prego, dimmi che ho capito giusto. Vai, tiro. I never doubted you, my son. Oh yes, baby. Vaffanculo. Non sono così stronzo, eh. Non pensavate che l'avrei risolta questa. La prima era facile, la seconda un po' più stronza, ma... Ho tutte le chiavi, amica, ho fatto tutto. Avrei valutato i risultati della conferenza insieme a Manuel Godoy. Ah, vabbè. Non l'ho fatto, però. Pazienza. 4 cose disponibili, wow. Poi qua cos'ho? Etichetta. Logica. E agilità. Quindi... Etichetta, logica, agilità. Logica, ok. Agilità, facciamo così allora. Tac, di qua. Così al prossimo livello sali. Posso salire in erudizione. Bene. E poi? Nada. Osservazione, interrogatorio. Fuck, non lo so. Scienze. Scienze non sembra servire mai un cazzo. Facciamo un interrogatorio. E continuiamo allora. Voglio proprio vedere che cazzo c'è. Che cazzo c'è. No, come? Non me lo dici? E la finisci così? E mi finisce il capitolo così, figlio di puttana. Che stronzi. Ma dai. Ma dai, ma siete scandalosi. Ma che cazzo? Vabbè, salta, va. Ok. Il conclave è stato... Niente. Finito. Continueremo col prossimo capitolo, cavalloni, la prossima volta, nella prossima puntata, con la punta della lancia. Sono veramente curioso di vedere che cazzo succede. Già. Va bene, cavalloni. Ci vediamo alla prossima. Ciao!